Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Iruma non è abituato a fare le intro a differenza mia. No. Ci troviamo qui con voi adesso per fare un video a caldo, diciamo. Da casa mia. Assolutamente sì, potete vedere sullo sfondo alcuni dei manga, ma soprattutto i nostri amici qui sullo sfondo vi lasciano intendere di cosa vogliamo parlarvi, oltre al titolo che sicuramente avete detto. Assolutamente sì, oggi vi parliamo di Lupin the Third, The First. Assolutamente sì, amici, il primo film in CGI dedicato al grandissimo Lupin creato dal compianto sensei Monkey Punch. Bellissimo. Ed è un film disponibile sin da adesso, a prescindere se pubblicheremo, se riusciamo a pubblicare il 15, giorno in cui è stato disponibile su Amazon Prime Video, oppure insomma già il 16. Dai, se ci avete seguito su Instagram avrete visto le nostre storie, sì. L'abbiamo visto, perché vi anticipiamo che ci è piaciuto tantissimo. Assolutamente, è un film che definire spettacolare è dir poco, ma soprattutto è un film di Lupin. Ci tenevamo a fare questo video proprio perché vogliamo assolutamente informare tutti quanti voi, siate voi appassionati di Lupin oppure che magari l'avete visto sulle reti Mediaset ad esempio, che è un anche se l'avete visto sulle reti media, se potete essere appassionati. Sì, sì, assolutamente, nel senso magari non appassionati sfegatati o comunque appassionati della prima ora come magari possiamo essere noi. Beh, è un film di Lupin. Questo è un punto che Iruma si trova d'accordo. Siamo con perfettamente me, d'accordo, ma più o meno ci siamo confrontati, siamo più o meno d'accordo su tutto. Sì, sì. Perché è un film di Lupin, mantiene tutte le tematiche. Se avete letto la recensione, l'ho anticipato in recensione. Recensione che trovate ovviamente sul nostro sito. Assolutamente, link in descrizione. Se avete quindi letto la recensione, tutte le tematiche care a Lupin, a Monkey Punch, ai film di Lupin. Sì, soprattutto l'impianto cinematografico, sì, cioè i film d'animazione, tutte le caratteristiche sono riproposte in questo film. La trama è da film di Lupin, le azioni rocambolesche, ma già proprio l'inizio del film, la pelle d'oca in questo momento, non so se la in Roma testimone. È davvero un film, davvero è Lupin, è intenso, quello è bello, è dinamico. La nostra preoccupazione era proprio il fatto che fosse un film in CGI e poteva essere, così come dei progetti già riproposti, progetti che sono poi risultati disastrosi, tipo lo Zodiaco oppure Berserk, giusto per fare due esempi lampanti, cioè di titoli cari comunque anche ad appassionati di una certa età, da proporre ovviamente alle nuove generazioni che sono sicuramente più avvezzi alla CGI. La nostra preoccupazione era che potesse rientrare in questo filone, cioè quindi filone fallimentare. Molto invece Invece è un grandissimo film, un grandissimo film per tutti, perché effettivamente riesce ad avvicinare Lupin alle nuove generazioni, perché ha questo design molto accattivante, fresco, simpatico, bello. Poi definito, sia nel character design che nelle animazioni, ma ci sono delle chicche tecniche. Il luccichio negli occhi, i capelli che si muovono nel vento. Che ve lo diciamo? Il drappeggio dei vestiti. Che ve lo diciamo a fare, lo dovete vedere. Se non vi siete ancora iscritti ad Amazon Prime Video, iscrivetevi subito, avete il link in descrizione. Questo lo diciamo anche per fare un po' di pubblicità, ma poco, perché veramente merita. Lo dovete vedere. Complimenti ad Anime Factory per averlo portato in Italia. Un vero peccato che non è arrivato al cinema, perché è arrivato solo per la premiere, diciamo, perché purtroppo poi causa Covid e quindi la chiusura dell'Italia, sarebbe del mondo, stato spettacolare. Sì, e anche per questo stiamo facendo il video a caldo, come diceva Iruma giustamente, proprio per spingere. Assolutamente perché sì, merita. Assolutamente sì, grazie veramente Coach Media, e ringraziamo Amazon per aver deciso di credere in questo progetto e portarlo anche nel nostro paese, che merita, merita veramente. È doppiato, quindi come sarebbe arrivato nei cinema, quindi con il doppiaggio storico. Ormai l'abbiamo fatto. Sì. Ormai l'abbiamo fatto. È davvero un film spettacolare, un film di Lupin, complimenti ai doppiatori. Poi ovviamente tutte queste cose le ritroverete nella nostra video recensione,
stiamo pensando di fare qualcosa di leggermente diverso, ma che possa essere... Vabbè, vedremo un po' e la pubblicheremo quanto prima, sì, mi raccomando, prima seguiteci e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, alla prossima, ciao!